Statale 77 Val di Chienti, per chi vive in Umbria, è la superstrada del mare. È qui, lungo questo manto d'asfalto, che la sera del 30 luglio 2019, un martedì, i destini di due donne si incrociano. Una si chiama Chiara, oggi ha 27 anni e fa l'insegnante. Sta tornando a casa in auto dopo aver trascorso una giornata in spiaggia, quando, superata una curva, dopo una galleria, in un tratto in leggera discesa, vede all'improvviso una moto distrutta. Chiara mette le quattro frecce, si ferma, chiama il 118, scende dall'automobile e poco distante scorge una sagoma. È quella di una donna sotto shock. «Come ti chiami?» le chiede Chiara. Valeria risponde lei. «Dai, fatti forza, che ce la fai!» A un passo dal possibile. Valeria ha 52 anni, è di Terni e lavora in uno store di elettronica. Ha due figli, un divorzio alle spalle e da 5 mesi un fidanzato, Paolo. Anche loro erano andati al mare quel giorno. C'era lui alla guida, quando un sasso, un ostacolo, gli hanno fatto perdere il controllo del mezzo e la vita. Seguiranno per Valeria 5 giorni di coma, mesi in ospedale, il dolore per il vuoto lasciato da Paolo, una gamba amputata, un braccio perso durante l'impatto. E nel buio totale la luce degli occhi di una perfetta sconosciuta che quella sera poteva andare dritta per la sua strada e invece si è fermata laddove la vita di un'altra donna sarebbe potuta finire. È con una certa emozione che vi do il benvenuto, buon pomeriggio, Valeria e Chiara. Vedo... È sempre emozionante. Ci credo. Allora... andiamo per ordine. Chiara, tu sei un'insegnante di sostegno, stavi rientrando a casa in auto. Che cosa hai visto e che cosa ti ha portato ad intervenire e a salvare Valeria che non conoscevi? Perché tu potevi tirare dritto, no? E non sì, l'hai fatto. Sì, avrei potuto. Però l'istinto mi ha portato a fermarmi. Io sono scesa immediatamente appena mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andasse. La moto ancora era calda, la ruota girava. Io chiamo i soccorsi immediatamente e inizio a correre, non c'era nessuno, tramontava il sole, c'era un silenzio imbarazzante forse. E Valeria era stesa a terra. Io inizialmente ho paura, molta paura, quindi tentenno, forse uno o due secondi li ho aspettati. E poi mi avvicino a Valeria che mi dice subito come si chiama. Era quindi sveglia, era cosciente, io al telefono comunico queste cose all'operatore e la mia testa mi dice che se Valeria è una donna c'è un uomo che da qualche parte sta aspettando me, che ero io in quel momento lì presente. E trovo Paolo, torno da Valeria perché Valeria aveva bisogno di me e resto con lei che non mi ha lasciato andare via. Valeria, tu cosa ricordi di quella sera? Assolutamente niente. Io in realtà non ricordo nulla da qualche ora prima. Tutto quello che so dell'incidente in realtà me l'ha raccontato lei, nel senso che mi ha raccontato quando ci siamo incontrate, poi mi ha raccontato i vari dettagli, mi ha raccontato cosa le dicevo, insomma queste cose qui. Quindi io in realtà dell'incidente non ricordo assolutamente nulla. Perché poi sei entrata in coma, ti sei svegliata dopo 5 giorni. Esatto. Quando... Chiara, tu dici, Valeria aveva bisogno di me, che cosa ti diceva? Ah, innanzitutto mi diceva che era spaventata, lei aveva paura ed è comprensibile. Aveva freddo e si voleva alzare, quindi io cercavo di trattenerla a terra perché certo. Non poteva scappare da quella situazione. Immagino la paura, no? Che la attanagliasse in quel momento. E mi diceva, sei tu, mi guardava e mi diceva, sei tu. Tempo sei tu dopo chi? Ho capito che io le ricordavo la figlia. La figlia è Mora, anche io sono Mora, avevo gli occhi, gli occhiali, perdonami, molto simili a quelli di Giulia, ma io l'ho scoperto tempo dopo e quindi lei mi diceva non te ne andare, resta qui, non te ne andare, resta qui. Io ho parlato con lei, le ho parlato del mare, abbiamo insomma fatto due chiacchiere. Hai aspettato che arrivassero i soccorsi? Sì. Ecco, e Valeria, poi quando l'hai incontrata lei? L'ho incontrata grosso modo una ventina di giorni sì. Dopo. Siamo riusciti a rintracciarla perché io sapevo che c'era stato qualcuno che mi aveva soccorso, me l'avevano raccontato le mie sorelle, mia figlia, e quindi siamo riusciti a rintracciarla, mi è venuta a trovare e la prima cosa che le ho detto è assomiglia a mia figlia, perché è vero. La vediamo tua figlia? No, questa è lei, questa è Chiara.
Sì, no, ma abbiamo... Ok. Abbiamo una videolettera. Ciao mamma, domani sarà un giorno speciale e siamo qui per augurarti il meglio e per dirti che, come tu hai fatto con noi, saremo sempre al tuo fianco. Questa volta però ci siamo impegnati per trovare un modo un po' più originale per farti gli auguri di buon compleanno, nonostante i chilometri che ci separano. Tanti auguri mamma, ti vogliamo bene. Perché domani è il tuo compleanno, no? Sì. Non piango. Non piango, senti lei, ma siete diventate amiche? Sì, ormai sì. Praticamente è come se fosse mia figlia, perché davvero? Le assomiglia alla stessa età. E poi comunque è un angelo, è il mio angelo. Io l'ho definita da subito il mio angelo, perché se non fosse per lei io non sarei qui ora. Peraltro, diciamo, un incidente che ti ha lasciato delle conseguenze fisiche importanti. Sì. Peraltro ti ha portato via una storia d'amore. Sì. Paolo. Sì. Che... per te era importante, però il fatto che tu sia qui oggi con la persona che ti ha salvato mi dice che la tua vita, che tu hai ripreso in mano la tua vita. Sì. Allora, se sono sopravvissuta... quantomeno la vuoi riprendere in mano, esatto, ecco. E noi ti ringraziamo che tu sia qui, perché sei un esempio per tutte le persone che soffrono in questo momento. Me lo auguro. Purtroppo in questo, nel senso che almeno serva a questo, ecco. Nel senso che ormai quello che è stato, certo. E appunto, siccome la vita comunque vale la pena viverla, io ho due figli e quindi ovviamente il mio pensiero principale è rivolto a loro, però in generale comunque la vita è bella, va vissuta. Io stavo bene prima dell'incidente, certo. Stavo bene, con Paolo stavo veramente molto bene. E quindi sono consapevole del fatto che la vita è bella, niente, va vissuta, e soprattutto che non bisogna perdere nemmeno un secondo di questa vita, insomma, cogliere ogni occasione al tempo giusto, ecco. Peraltro quando vi siete incontrate, e tu l'hai vista cosciente, tu eri convinta che lei si sarebbe salvata, o avevi dentro di te l'idea che poteva non farcela? Io ero terrorizzata, perché quando lei è stata portata via le condizioni erano veramente, veramente critiche. Io per due volte mi sono recata al reparto di terapia intensiva dove Valeria era ricoverata. Forse è questo un po' che ha reso possibile tutto il resto, no? Il fatto che io mi sia ripresentata per sapere come stesse. Io ero rimasta toccata da quei momenti che ho vissuto con lei, no? L'infermiera mi disse: le vostre vite si sono solo toccate per un attimo, tu continua per la tua, che forse lei continuerà la sua. E invece ormai noi siamo intrecciati, il legame è troppo forte ormai. Come vi siete abbracciate la prima volta? Con quello che è rimasto, esatto. Molto forte, anche perché c'aveva ancora il gomito dolorante quando ci siamo incontrati, sì, quindi tutto. Ci ha provato con tutta se stessa ad abbracciarmi, ma io l'ho sentito. Io voglio farvi vedere un ultimo disegno, perché Chiara è un'insegnante di sostegno. Questo è il disegno che ti ha dato un tuo alunno, lo vediamo. Che cosa hai scoperto? Qualcosa che veramente quando l'ho saputo... È stato sorprendente, perché questa mattina io entro in classe: maestra, ma ti abbiamo vista, stavi sul giornale. Io: sì, perché? Maestra, ma Paolo è mio nonno. Io sono rimasta gelata, perché io non avevo ricollegato tutta la storia, i pezzi. Quindi erano... tu hai salvato l'amore di Paolo... Che è un nonno di un mio alunno. Che è il nonno di un tuo alunno. Che tra l'altro Ray lo salutiamo. Esatto. Perché ci teneva tanto. Come si chiama? Ray. Ray. Ciao Ray. Ciao Ray. Davvero e tutta sei la classe, bravissimo. Le mie colleghe. Tu l'hai conosciuto Ray? Non ancora. Quindi anche per te è una sorpresa questo assolutamente. Disegno. Assolutamente. Quando sapevi? Me l'ha raccontato, ovviamente sono scoppiata a piangere, perché io scoppio a piangere sempre. E mi ha fatto veramente tanto 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 piacere. E quindi non vedo l'ora di conoscerti Ray. Bene. È stato bellissimo raccontare la vostra storia, con grande emozione anche da parte mia, e penso adesso appena si spengono le telecamere scoppio a piangere. Ricordo che Chiara è stata premiata con il premio Samaritano, trofeo 2020, perché? Perché appunto prende lo spunto dal episodio avvenuto nel 1972, da quel giorno in poi si dà un premio a chi ha compiuto una buona azione, e noi siamo contenti di festeggiare la tua buona azione con la persona che hai salvato. Ci vediamo domani alle 14.
Grazie per essere stati con noi.